Nel primo mistero luminoso meditiamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. L'Evangelista parla dei cieli che si aprono e dello Spirito che discende. Queste sono due immagini bibliche che indicano la vicinanza di Dio e ci ricordano una profezia, la profezia del profeta Isaia, quando così pregava: Se tu aprissi i cieli e discendessi, davanti a te i monti tremerebbero. Il profeta chiede a Dio di riaprire il cielo e di scendere in mezzo al popolo, così da ricondurlo verso la libertà. Al battesimo di Gesù tutto ciò si è avverato. Questa preghiera viene esaudita. Dio si è fatto vicino, la comunicazione fra cielo e terra è riaperta. Dio non è lontano da ciascuno di noi, anzi è diventato uno di noi ed è venuto in mezzo a noi per fare nuove tutte le cose. Dunque, consapevoli di ciò, chiediamo la grazia di non perdere la speranza anche nei momenti più difficili della nostra vita, quando ci sembra di toccare il fondo a causa del nostro peccato e delle difficoltà della vita, perché Dio è sempre accanto a noi e fa nuove tutte le cose. Nel secondo mistero luminoso meditiamo Gesù alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno vino. E Gesù le rispose: Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra. E Gesù disse loro: Riempite d'acqua le anfore. E li riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Nel miracolo di Cana, la grande quantità di acqua cambiata in vino indica un vuoto colmato e un bisogno abbondantemente soddisfatto, quello della gioia del sapersi amici e figli di Dio, da lui amati e salvati. Quindi, ricordiamoci che quando nella nostra vita manca il vino della gioia, quando ci trasciniamo stancamente, quando non ci sentiamo soddisfatti, quando sentiamo un vuoto dentro di noi, è arrivato il momento di ritornare a Lui con tutto il cuore, riaccostandoci ai sacramenti, coltivando la preghiera e la carità, e imparando ad ascoltare Maria, che indicandoci il figlio suo Gesù, ci dice: Qualsiasi cosa egli vi dica, voi fatela. Nel terzo mistero luminoso meditiamo l'annuncio del regno dei cieli. Dal Vangelo secondo Luca.
Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti, ma tutti, uno dopo l'altro, incominciarono a scusarsi. Ho comprato un campo e devo andare a venderlo. Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Allora il padrone di casa adirato disse al suo servo: «Nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». I motivi per cui gli invitati non accolgono l'invito sono tanti. Ma cosa hanno in comune questi personaggi? Tutti hanno qualcosa di urgente da fare. Il banchetto nuziale rappresenta la salvezza di Cristo, l'unica cosa veramente importante. Ecco allora qual è l'errore: tralasciare ciò che è veramente importante per l'urgente. Ad esempio, è ora di andare a messa, ma viene un ospite e quindi salta la messa. Oppure, oggi ci sono invitati a casa e c'è da cucinare, quindi niente messa. C'è da fare questo, c'è da fare quello. Ci sono sempre cose urgenti da fare ed è sempre la scusa per rimandare ciò che è veramente importante. Gesù dirà a Marta: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Dunque, una sola è la cosa importante: Dio e la vita eterna. Trascurare questo per piccole faccende, per quanto urgenti, è stoltezza. Chiediamo questa grazia di saper mettere al primo posto ciò che è veramente importante. Nel quarto mistero luminoso meditiamo la trasfigurazione di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. La trasfigurazione di Gesù aveva uno scopo pedagogico. Aveva il compito di rafforzare i discepoli, come a dire: «Voi adesso vedete chi sono veramente, voi state vedendo la mia divinità, ma nonostante io sia Dio, affronterò per amore vostro la passione e la morte. Ma questo non vi turbi, perché io non sono venuto nella gloria e nella potenza, come voi magari pensate, ma nell'umiltà. Per voi io affronterò la morte e la vincerò». Anche nella nostra vita il Signore permette momenti di grazia e consolazione, prima di forti tempeste. Impariamo a far tesoro di questi momenti, così che, richiamandoli alla mente nei momenti difficili, possano essere come rugiada che ci ristora nell'arsura della sofferenza, aiutandoci a viverla e ad offrirla con amore. D'altronde, se Dio ha patito per noi, forse che noi, per amore, non vorremmo accettare le inevitabili sofferenze che la vita ci presenta, offrendole con amore a Lui e a beneficio dei fratelli. Se così sapremo fare, ecco che allora anche noi saremo luce per gli altri. Nel quinto mistero luminoso meditiamo l'istituzione dell'Eucarestia. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendetene e mangiatene, questo è il mio corpo». Poi prese il calice
e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati». Gesù spezzò il pane. Questo è un gesto di immolazione, come per dire: «Guardate che io mi sacrifico per voi, mi spezzo per voi, perché vi amo». La partecipazione alla cena del Signore ci libera dal nostro egoismo, ci mette in comunione con Dio e con i fratelli, ci rende capaci di donare la nostra vita l'un l'altro come Cristo. La radice dell'unità e della fraternità dei credenti in Cristo sta nell'Eucaristia. Se c'è l'Eucaristia, siamo più forti e più uniti, in famiglia, fra gli amici. Dunque chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a partecipare con amore e devozione alla Santa Eucaristia, così che i pensieri, le parole, le azioni di nostro Signore possano diventare anche i nostri.